È una formula inossidabile quella dei giovedì d'estate cremonesi che anche nell'edizione 2019 ha raccolto il gradimento del pubblico tra nuove iniziative e proposte ormai consolidate, come conferma Eugenio Marchesi, presidente delle botteghe del centro di Cremona. Temi sono stati alcuni riconfermati, altri nuovi, abbiamo introdotto il tema dei bambini, serata iniziale straordinaria, serata finale col botto con le fontane danzanti. Come era stato per la serata Stradigè di apertura, anche per la chiusura la rassegna delle botteghe del centro ha offerto spettacolo con le fontane danzanti, una sinfonia di colori aperta dalla cavalcata delle Valchirie e proseguita sulle note di celebri brani del balletto classico. Spettacolo di acqua e di colori sullo sfondo del battistero e di un cielo illuminato da lampi. Nel frattempo è arrivata la conferma di Marchesi alla presidenza delle botteghe e di tutto il consiglio. Abbiamo fatto un'assemblea e all'unanimità sono stato riconfermato per il prossimo mandato alla presidenza delle botteghe. Probabilmente il lavoro fatto è stato apprezzato, quindi cercheremo di alzare ancora l'asticella per non deludere nessuno. Confermato integralmente il consiglio, nessun cambio al vertice, Francesca Galli vicepresidente vicario, vicepresidente Marco Stanga invece di Pier Bonardi, perché nel frattempo Pier Bonardi ha assunto la carica di presidente del gruppo Ottici di Confcommercio, per cui abbiamo pensato di distribuire un po' le cariche all'interno anche delle botteghe. E in cantiere ci sono già progetti per il futuro, con qualche novità. Si riconfermano i progetti storici, per cui il prossimo appuntamento importante, direi, ci sarà lo sbaraco, sono tutti appuntamenti istituzionali. Il prossimo veramente importante saranno di nuovo le invasioni botaniche, i prossimi giovedì, e questi rimangono come punto costante della nostra attività. Non sappiamo se quest'anno saremo ancora in campo per raccogliere il contributo dei commercianti per quanto riguarda le luminarie, perché abbiamo approvato l'idea di fare un bando del comune in cui si inserissero sia gli eventi del Natale sia l'installazione luminaria.